Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. Puntata ricca di spunti meritevoli di approfondimento, quella di questa sera, sempre incentrata sul Covid e caratterizzata da 3V. Virus, varianti, vaccini. Sono argomenti che i telespettatori che ci seguono sempre sapranno sicuramente che abbiamo trattato spesso, ne abbiamo parlato in continuazione da 15 mesi a questa parte, vaccini un po' di meno perché diciamo ne stiamo parlando dall'inizio dell'anno. Sono comunque argomenti che meritano sempre un approfondimento perché le situazioni sono in continua evoluzione. In aggiunta a questi tre argomenti, questa sera tratteremo un aspetto di tutto quello che ruota attorno al SARS-CoV-2 e al Covid-19, un aspetto del quale si parla poco, ma con il quale probabilmente ci dovremo confrontare in futuro e sono le reinfezioni. Tutti argomenti che sfaccetteremo, approfondiremo con il nostro graditissimo ospite che dal suo osservatorio privilegiato che monitora queste situazioni quotidianamente ci potrà dire davvero tutto su virus, varianti, vaccini e appunto reinfezioni. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Liborio Stupia. Buonasera Buonasera, professore. grazie, buonasera. Come sta? Sta bene? Benone, Benone. Giornata pesante? Media, media. Stiamo un Abbiamo attimo visto di peggio. mollando gli ormeggi? Mollando, no, diciamo stiamo andando, ecco, se vogliamo comunque fare un esempio nautico, come suol dire, di scarroccio, cioè Che che sarebbe un sarebbe po' di inerzia, un ecco, po' come di tu, neve, sì, con vento con debole. un vento Vento debole, debole. sì. Professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare e diagnosi Covid-19 dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, ordinario di genetica molecolare alla stessa università. Intanto le faccio commentare subito i dati di oggi. Più di 10.000 vaccinati anche oggi in Abruzzo, insomma, quindi è una media che teniamo bene. 62 nuovi positivi, 215 guariti, 0 decessi. Com'è? Scarroccio, Scarroccio. scarroccio Allora, è la dimostrazione di quello che sì, stava dicendo. forse per la prima volta dall'inizio, io che sono notoriamente un pessimista cronico, su questa vicenda incomincio a vedere la luce, alla fine del tunnel. Perché mentre l'anno scorso l'ottimismo, di giugno e luglio era un ottimismo che dimenticava che venivamo da 2 mesi di lockdown veramente duro, adesso abbiamo invece una situazione in cui il calo non segue un lockdown durissimo, ma segue una cosa fondamentale che sono i vaccini. Quindi nei fatti i vaccini Certo, stanno funzionando. funzionando, quantomeno per l'aspetto dei ricoveri e della mortalità, e Certo. questa è la cosa più importante. Senta, l'attività del laboratorio che lei dirige è anche meno caotica, meno frenetica dei mesi che ci siamo appena lasciati le spalle, perché al di là del periodo dello scorso anno, no? Sì. Primavera 2020, anche quest'anno, anzi anche ottobre, novembre, dicembre e via via, i primi mesi dell'anno sono stati durissimi. Immagino che il vostro lavoro si sta un pochettino tranquillizzando, diciamo così, c'è meno stress, meno caotico arrivare a processare tanti tamponi. Ma il numero, adesso per esempio oggi ne abbiamo fatti circa 500, che vuol dire meno della metà di quanti ne facevamo tra gennaio e febbraio, che nel momento veramente difficile delle varianti siamo arrivati a farne 1100. Quindi è chiaro che un numero, metà dei tamponi, Certo. lo gestiamo con molta più nonchalance rispetto. Per non parlare poi dell'inizio, vabbè, l'inizio per tutti i laboratori, il nostro, quello di Pescara, tutti quanti. Fu un incubo, io lo ricordo come un incubo, perché era la prima volta, era tutto da creare, era tutto da organizzare, un incubo. Tamponi ci sono, i Adesso ci sono i reagenti, tamponi, ci c'è sono i tutto. reagenti, sì, no, sembra il migliore dei mondi possibili oggi. Lei era stato qua verso la fine di febbraio in questo studio 3 mesi fa, poi le chiederò quando approfondiremo gli argomenti che abbiamo messo in scaletta questa sera,
virus, varianti, vaccini, eccetera, eccetera. Mi ricordo che nell'intervista che faccio sempre ogni settimana in apertura di trasmissione al mio ospite, mi disse che avevate assunto delle persone, avevate incrementato l'organico proprio per fare fronte alla mole di lavoro che era aumentata. Novità dal punto di vista dell'organico, novità ad esempio dal punto di vista delle apparecchiature in dotazione al suo laboratorio? Ma l'organico si è arricchito in quei mesi e adesso è andato un po' plateau. Abbiamo questo gruppo di ragazzi che sono fantastici, io li ho già ringraziati l'altra volta, ma rappresentano veramente il meglio della meglio gioventù, perché è gente che ha lavorato, ripeto, fino a 16 ore al giorno con uno spirito di allegria impressionante. Quindi adesso in qualche modo il numero dei ragazzi è quello. Sulla strumentazione avevamo preso di tutto di più, l'ultimo arrivato è questo meraviglioso strumento che permette di fare i tamponi rapidi in un'ora da quando il tampone arriva e che è molto importante per le emergenze, per esempio per i casi che sono in pronto soccorso. È importante spiegare che però fa un tampone per volta, quindi se mi mandano 30 urgenze non sono più rapidi perché l'ultimo verrà fatto 30 ore dopo. Quindi selezionando uno o due casi al giorno si riesce a dare risposta veloce a pazienti che hanno bisogno subito di sapere come il tampone. Risposta veloce per i tamponi rapidi, gli antigenici oppure anche molecolari? Questo è un tampone molecolare, addirittura più sensibile dei tamponi molecolari classici, è un sistema affidabilissimo, e lo usa anche il laboratorio di Pescara tra l'altro, ed è stata una svolta perché da noi arrivano anche i casi che sono in pronto soccorso che stanno malissimo e che devono, per essere ricoverati, avere il tampone. Di grande, grave emergenza. Assolutamente, quindi. Assolutamente. Tanti specialisti che sono diventati divi, tra virgolette, televisivi in questo anno e mezzo, si sono cimentati così nella scrittura di un libro. Il professor Stupia ci sta pensando, ci ha pensato. Tra l'altro lei, se non sbaglio, un paio di libri li ha scritti, 2015-2016. Sì. No, io pensavo di fare un libro di aneddoti alla fine di questa vicenda, cioè? Perché di storie strane che sono successe in questo, quindi non un libro scientifico, perché lo lascio fare ai colleghi più titolati, però raccontare il Covid dietro le quinte, cioè tutte le cose che sono potute succedere di bizzarre. Ma per esempio i primi giorni i tamponi arrivavano in una tale disorganizzazione che erano tutti quanti mescolati insieme e magari telefonavano anche dei colleghi che dicevano: mi fai il mio tampone prima? E la risposta era: vallo a trovare il tuo tampone, perché la prima settimana ci sono arrivate sono arrivati 4.000 tamponi ad aprile l'anno scorso in una settimana, quando noi avevamo detto ne possiamo gestire 200 al giorno. In realtà ne sono arrivati 4.000, tutti in casse in cui erano. Poi piano piano siamo andati all'organizzazione, però all'inizio era dura dire: se sono fortunato che il tuo tampone lo trovo. Ma mezzo a 4.000. Aspettiamo questa sua pubblicazione, professore. Tra poco torno da lei per parlare appunto degli argomenti che abbiamo messo in scaletta in questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile, dove come sempre facciamo la consueta settimanale incursione le pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per tenere sempre bene a mente i rischi che anche in questo periodo gli operatori sanitari corrono nel prestarci assistenza. Quindi per rispetto a loro e non solo loro cerchiamo sempre di avere comportamenti responsabili. Le vedete, sono pagine listate a lutto dall'inizio dell'anno scorso, da gennaio, febbraio dell'anno scorso, elenco dei medici deceduti per contagio nel corso della pandemia che fortunatamente si è fermato già da alcune settimane, anche se il totalizzatore, diciamo così, segna un numero pazzesco, 359 medici che sono morti per contagio, un'autentica strage. Ai medici deceduti vanno aggiunti 87 infermieri, oltre a 109, 110.000
infermieri contagiati e 30 farmacisti. La pagina della solidarietà, questa sera parliamo di un'iniziativa nazionale che si chiama Run for Hope a favore di Fondazione AERC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Si tratta di una staffetta podistica che si svolgerà in tutta Italia dal 22 al 30 di maggio, all'insegna dello slogan Corriamo unendo l'Italia in nome della solidarietà. E in Abruzzo parteciperà la società atletica Colonia Spiaggia. State vedendo tutti coloro che fanno parte di questa storica, tra l'altro, società. Alla società atletica Colonia Spiaggia è stato assegnato il tratto che va dal Ponte di Legno ai confini di Giulianova fino a Scerne di Pineto. La staffetta inizierà alle 14.45 di lunedì 24 maggio, effettuerà una breve sosta sul lungomare di Colonia Spiaggia, proseguirà per Roseto fino ad arrivare a Scerne di Pineto. Chi vuole partecipare può aggregarsi agli staffettisti dell'Atletica Colonia Spiaggia che hanno dedicato l'evento a Roberta, una ragazza morta nei giorni scorsi a causa di un tumore. Inoltre, sul sito della stessa società sportiva è possibile fare una donazione a favore di Fondazione AERC, che state vedendo in alto a destra quanto è stato raccolto fino ad oggi, ma insomma c'è tempo fino a fine mese, dunque se siete di buon cuore donate, sono soldi donati per una causa giusta, che è quella di aiutare e sostenere sempre la ricerca sul cancro. Vedo il mio ospite che annuisce, poi tra l'altro lui è un ricercatore, quindi quando i soldi vanno diciamo destinati alla ricerca è sempre cosa buona e giusta. Grazie alle persone che lavoreranno con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile. In redazione, come sempre, sorridente, c'è la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate. Il prefisso è lo 0871, i numeri a disposizione sono 2 5873 230, 5873 235. Ricordo anche l'indirizzo email, che è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco in regia. Allora professore, lei era stato ospite qui da me, lo dicevo prima anche in presentazione, alla fine di febbraio, adesso ho ritrovato la data esatta, il 25 febbraio. 3 mesi dopo, com'è cambiata la situazione? E così introduciamo anche il primo degli argomenti che tratteremo questa sera, che è quello delle varianti. A quei tempi eravamo anche un po' allarmati, però si stava già mettendo a fuoco la variante inglese, che poi oggi credo che sia dominante, siamo al 90%, anche di più. Com'è cambiata la situazione 3 mesi dopo? È cambiata moltissimo, perché 3 mesi fa è come eravamo tutti come una squadra che doveva giocare in difesa perché era attaccata da questa nuova variante, che noi che l'abbiamo vista è stata sbalorditiva, cioè vedere giorno dopo giorno come si prendeva il territorio per chi faceva i tamponi e quindi distingueva variante inglese da ceppo originale è stata una cosa impressionante. Allora lì si trattava di fronteggiarla, e ci ricordiamo il momento in cui Pescara in particolare era la città italiana più messa oggettivamente peggio, e credo che la risposta sia stata formidabile, perché nel giro di 3 mesi l'Abruzzo credo che abbia rappresentato un modello sia dal punto di vista della parte clinica che da quello della parte dell'analisi molecolare del virus, perché alla fine il modello Abruzzo è quello che ha usato tutta Italia nel tracciamento, e alla fine l'Italia è arrivata molto dopo, noi il 22 dicembre abbiamo detto che era arrivata la variante inglese. Vorrei ricordare che il documento UK che diceva attenzione perché abbiamo una variante era del 20 dicembre, noi il 22 l'abbiamo trovata in Italia, quindi letteralmente in tempo reale. Abruzzo. In Abruzzo, assolutamente. Quindi, chi erano questi inglesi che si erano... Allora, il paziente zero non lo sappiamo. Non lo sappiamo, me lo disse anche 3 mesi fa. Non lo sappiamo, però subito abbiamo avuto i primi focolai, guardia grele, l'abbiamo trovato noi, i colleghi delle ZS. E lì noi siamo arrivati dopo pochi mesi ad avere l'86% di prevalenza, gli altri laboratori italiani ci hanno messo un po', e alla fine però diciamo che il dato nazionale è diventato addirittura superiore, c'è stato un momento che è stato addirittura superiore a quello abruzzese.
È una situazione molto diversa oggi. È sempre la più diffusa, immagino, la variante inglese. Al punto che qualcuno dice, perché la continuiamo a chiamare variante? Cioè, nei fatti... Che è il virus mutato. Sì, ma essendo comunque la forma prevalente, è quello di prima che praticamente non c'è più. Quindi quella inglese, sì, è giusto chiamarla variante rispetto al ceppo di Wuhan, però non è più un'eccezione, ma è la regola. Quindi è SARS-CoV-2 British. Sì, tecnicamente si chiama in un modo preciso. Quante varianti conosciamo oggi? Ci sono già tante mutazioni, e facciamo partire anche la prima diapositiva che ci ha portato il professor Stupia, anche perché ci spiega che cosa succede nella mutazione del virus. Questa aiuta a capire cos'è concettualmente una variante. Allora, un virus, una variante del virus non è una mutazione del virus, è un insieme di mutazioni. Tutti quei fiocchetti colorati che vedete vuol dire che rispetto alla sequenza originale del virus di Wuhan, questa è solo la proteina S, e la proteina S del virus è quella famosa verso cui sono prodotti i vaccini, per intenderci. Ed è la proteina che si lega ai recettori del nostro organismo. Allora, dove vedete i fiocchetti colorati? Vuol dire che lì la sequenza è cambiata, e a destra si vede un filo verde, che quello è il recettore umano, e si vede che ci sono dei fiocchetti beige, che vuol dire che le varianti sono caratterizzate da mutazioni proprio nella regione in cui la proteina S si lega ai nostri recettori. Quelle varianti configurano una maggiore capacità del virus di legarsi. Questa è una variante inglese, per cui in realtà spiega perché questa variante inglese è più infettiva, perché si lega più facilmente. Quindi la variante non è una mutazione, è un insieme di mutazioni. Ogni tipo di variante, l'inglese, la brasiliana, la sudafricana, la nigeriana, adesso abbiamo l'indiano, è caratterizzata da una serie di mutazioni. Quindi noi ogni volta andiamo a caratterizzarle sequenziando tutto il genoma virale, e possiamo dire questo virus appartiene a questo ceppo. Quante varianti abbiamo? Tantissime. Quelle che però ci interessano sono quelle che vengono chiamate VOC, cioè dal termine inglese variant of concern, cioè varianti di preoccupazione. Una volta erano solo tre, che erano l'inglese, la brasiliana e la sudafricana. Adesso c'è l'indiana. C'è l'indiana, c'è la nigeriana, c'è una sottoclasse di inglese, insomma sono diventate almeno sette. E poi ci sono invece le VOI, che sono le variant of interest, cioè quelle da monitorare ma che ancora non ci preoccupano. Certo. Ogni tanto esce qualche variante, adesso mi perdono il termine perché tanto noi le chiamiamo le varianti sfigate, tipo una che abbiamo trovato noi due settimane fa, la variante egiziana. Egiziana, infatti su questo sì, che però alla due fine, casi mi sembra, due casi, è ma nata alla fine e morta lì. Non hanno dato nessun focolaio, quindi. Poi eravamo stati anche contattati dal governo egiziano, che voleva sapere da noi se quella variante veramente ha avuto luogo in Egitto, e gli abbiamo detto mandateci i campioni, ma poi è finita là, non è un paese con cui sono molto collaborativi. No, direi di no. Senta, le varianti sono causa anche degli attuali focolai, l'ha anche citato Guardia Grele, che insomma è abbastanza recidivante, no? Adesso ci sono una cinquantina di casi, forse sono andati un po', hanno festeggiato in famiglia, così dicono, in più famiglie. Le varianti che causano questi focolai? Abbiamo avuto delle zone rosse fino alla settimana scorsa, Celano, adesso non mi ricordo quale altro paese, nell'Aquilano, Guardia Grele, c'è preoccupazione. Da che cosa sono causati questi focolai, professore? Ormai sono tutte varianti che sono molto più infettive, non solo, ma c'è una cosa che ormai abbiamo capito: le persone che avevano avuto magari precedentemente il Covid possono reinfettarsi, anche se in maniera meno grave, se a infettarli è una variante, quindi un virus diverso da quelli che li infettati la prima volta. Fortunatamente sul nostro territorio la brasiliana, che fa capolino, perché qualcuno la troviamo, ma non si è diffusa più di tanto. E, per esempio, nel Lazio la brasiliana si è sviluppata abbastanza. Sì. Stiamo un po' tutti col fiato sospeso per vedere cosa fa l'indiana. Perché? Perché fino adesso l'inglese si è dimostrata la più forte, ci ha procurato ferite enormi, perché ce l'ha provocate, ma in questo momento sta retrocedendo, sta battendo in ritirata. Finché c'è l'inglese, è un nemico che conosciamo. L'indiana in Inghilterra si sta diffondendo, sì. Questo è un po' inquietante. Soprattutto hanno chiuso i confini, mi sembra, sì, che non possono, esatto, più. Però è anche vero che il flusso di persone che vanno dall'India
al Regno Unito è molto maggiore di quello che viene dall'India qua. Quindi ecco, speriamo di non dover assistere, soprattutto perché quello che ci preoccupa è che è una variante che viene dal caldo e questo, non ce lo dimentichiamo, potrebbe essere un fattore negativo. Potrebbe essere virulenta, cattiva, aggressiva? Abbiamo già qualche indicazione? No, è sicuramente più aggressiva e più infettiva. Sì. Il problema è che si sia sviluppato in un posto caldo, ancora noi non sappiamo con certezza se c'è una base biologica, però noi sappiamo che col caldo questi virus si indeboliscono. Però questa variante è stata selezionata in un posto caldo, per cui, mentre per esempio l'inglese no, perché proprio è venuta dal nord Europa. Per cui diciamo che queste che vengono dai paesi caldi, la brasiliana, le vedremo alla prova quest'estate, diciamo. È comunque paradossale che in un paese come l'India, che ha 1 miliardo di abitanti, che tra l'altro è uno dei maggiori produttori al mondo di vaccini e di principi attivi componenti dei vaccini, appunto venga fuori questa variante che desta pericolosità nel mondo. Il problema è che il sistema sanitario e più in generale lo stato dell'igiene in quel paese non è esattamente, ma soprattutto più che questo è la sovrappopolazione. Chiaramente quando hai una situazione, se uno immagina cosa può essere Calcutta o New Delhi o Bombay, ovviamente là ci sono milioni di persone, più ci sono persone più è facile che si diffonda un virus. Le varianti sono sempre più simili tra loro, è vero? Ci sono delle mutazioni comuni a tante varianti, ce n'è una famosa, si chiama la E484K, che la troviamo nell'inglese, la troviamo nell'indiana, quindi ci sono alcune particolari mutazioni comuni che probabilmente sono quelle che conferiscono più aggressività. Quindi significa che il virus è a fine corsa, che perde colpi? Le varianti, ne abbiamo già parlato l'altra volta, sono un evento totalmente casuale, derivano dal fatto che il virus non ha sistemi di riparazione degli errori di replicazione, è una lotteria, ogni tanto esce fuori una variante che favorisce il virus perché è più infettiva. È chiaro che si era detto fin dall'inizio che probabilmente si sarebbero selezionate varianti che aumentavano l'infettività ma non la virulenza, l'inglese è stato dimostrato chiaramente che ha aumentato l'infettività ma anche la mortalità. Uno studio importante di Nature l'ha fatto vedere chiaramente. Vedo Gigliola che ha già delle telefonate per il professor Stupia, faccio ancora una domanda almeno sulle varianti e poi da spazio alle telefonate. Voglio sicuramente approfondire l'argomento delle reinfezioni che non ho mai trattato. Si dice che è un virus ipermutabile questo SARS-CoV-2, ce la fate voi a stargli dietro? Cioè lui corre talmente velocemente sia come tasso di contagiosità, trasmissibilità, voi ce la fate a sequenziarlo, ovviamente, a conoscere le varianti? Adesso noi abbiamo delle, non noi soltanto in Abruzzo ma in tutto il mondo, delle capacità tecnologiche impensabili una volta, nel senso che una volta per fare la sequenza dell'intero genoma virale ci sarebbe voluto un sacco di tempo, adesso lo facciamo in 2 giorni, 3 giorni e non su un solo campione, su tanti. In più sono stati sviluppati tutta una serie di sistemi che mettono in evidenza le varianti anche senza la necessità di leggere tutto. Io direi sì, riusciamo a stare appresso, cioè se appena c'è un focolaio sospetto riusciamo a dire che cos'è quella variante là. Quindi lui cambia e noi lo inseguiamo, lui cambia e noi lo inseguiamo. Arriverà mai alla fine del suo percorso mutazionale? Diciamo che alla fine arriverà a ridiventare un coronavirus come gli altri, spompato, quelli che ci, spompato, cioè quelli che ci danno il raffreddore sono coronavirus. Sfigato. Probabilmente si selezioneranno dei ceppi molto infettivi ma molto poco aggressivi e ci dovremo convivere. Però a me non, allora, non, nessuno ha la sfera di cristallo e a me non piace fare delle ipotesi. Più che altro è la speranza. Sì. Più che altro questa è la speranza. Grazie professore, 21 e 24 do spazio alle prime telefonate della serata, telefonate ovviamente per il nostro ospite, il professor Liborio Stupia. Pronto, rete 8? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, da dove chiama? Da Pescara. Prego. Buonasera a lei, buonasera al professore e i miei più cordiali saluti. Volevo fare una domanda sulla fase vaccinale, cortesemente. Io ho fatto Moderna, prima dose. Volevo capire un attimo il fisico, il corpo umano, come reagisce a questa prima dose per arrivare alla seconda e dopo la seconda, dopo il richiamo, secondo dosaggio, come si comporterà il nostro corpo, insomma noi come persone nei confronti del virus
varianti e Covid, insomma. Vi ringrazio e vi seguo sempre. Insomma, grazie a lei. Mille per la cortese attenzione. Grazie a lei che ci segue sempre. Grazie per la domanda, molto importante. Allora, noi stiamo monitorando l'efficacia di una serie di vaccini. Moderna non ne abbiamo avuto in molti casi, ma sembra al momento che sia tra i più efficaci nel dare una risposta immunitaria subito. E sembra che anche dal punto di vista delle reazioni avverse sia abbastanza sicuro. Però la domanda ha un punto importante. Quando noi ci chiediamo cosa succederà al nostro corpo, allora noi quello che abbiamo visto è che per alcuni vaccini c'è un'enorme variabilità interindividuale. C'era anche una diapositiva che, se la possiamo far vedere, è quella con tutti i segni, non questa, se possiamo andare avanti, faccio vedere qual è. Porta pazienza. Ancora avanti, eccola qua. Allora, questi sono i dati che noi stiamo per pubblicare. Alla risposta, qui avevamo Pfizer e AstraZeneca. Che cosa si vede qui? Praticamente noi abbiamo preso una serie di volontari dell'università, li abbiamo testati prima del vaccino, e quindi ovviamente quelli che non avevano avuto il Covid non avevano anticorpi. Tutti i numeri che vedete, T7, T10, vuol dire al giorno 7, al giorno 10, al giorno 15. E la linea tratteggiata che vedete è la positività agli anticorpi. Allora, dopo 10 giorni, Pfizer incomincia a mostrare la positività, che poi sale. Dopo 28 giorni, lì poi c'era anche il richiamo. Dopo prima dose periodo. Questa. A 28 giorni, grosso modo, interviene anche la seconda dose. E a quel punto non solo tutti hanno gli anticorpi, ma c'è molta omogeneità tra gli individui. Invece con AstraZeneca che cosa succede? Che ci mette un po' più a fare anticorpi e c'è una grande variabilità tra gli individui. Quindi più che dire come reagiamo tutti, ognuno di noi può reagire in un modo specifico. Ma qual è la buona notizia? Che siamo andati a prendere i vaccinati con AstraZeneca che non avevano anticorpi neanche dopo 49 giorni del vaccino, e abbiamo scoperto che tutti hanno le cellule della memoria. Allora, questo è un punto. Cosa sono le cellule della memoria? Sono quelle che poi sono in grado di ricordarsi il contatto con l'antigeno e quindi di produrre anticorpi. Allora, faccio un esempio per far capire. Se uno ha gli anticorpi è come se ha una guarnigione già schierata sul campo e se arriva il nemico attacca. Se invece ha le cellule della memoria, la guarnigione è nelle fortezze, se c'è bisogno esce e attacca. Quindi posso dare questa cosa molto rassicurante di dire che dai dati nostri questi vaccini funzionano molto bene. Adesso però poi che succede? Attenzione, perché dovremmo rivaccinarci? Perché questa efficacia nel tempo probabilmente andrà a diminuire, primo, e secondo perché questo vaccino è stato comunque, questi vaccini, costruiti sul ceppo originale e noi adesso abbiamo le varianti, per cui poi andiamo al problema delle reinfezioni di cui parlavamo prima. Sì. Comunque vedo che nonostante abbiano cambiato il nome da AstraZeneca a Vaxzevria, mi sembra che si pronunci, continuiamo oramai nella nostra testa, nel nostro immaginario collettivo a chiamarlo AstraZeneca, nonostante l'ondata di rigetto che c'è stata ancora oggi. Tanta gente non lo vuole. Cellule della memoria durano tutta la vita, professore? Allora, noi chiaramente non lo possiamo sapere, verosimilmente no, o meglio, noi abbiamo esempi di altre vaccinazioni, no? Allora, l'influenza la dobbiamo rifare perché ogni anno cambia il virus. Teoricamente con le cellule della memoria uno dovrebbe ricordarsi per sempre, però di fronte a che cosa? Di fronte a un virus che ormai praticamente non c'è più, quindi probabilmente quelle cellule della memoria servono ancora per un po' e poi probabilmente andranno rimpiazzate con altre. Però è uno scenario nuovo, ma dico una cosa, per esempio importante, comunicando questi dati a degli incontri, qualcuno ha detto ma qua si mette in discussione alcuni dei dogmi, ma i dogmi prima per l'appunto erano dogmi. Questa è la prima volta che noi di fronte a una campagna di vaccinazione di milioni di persone ne stiamo studiando migliaia per vedere che succede, per cui è la quantità e qualità di dati che stiamo raccogliendo dappertutto è straordinaria, letteralmente straordinaria, per cui veramente sappiamo delle cose che per appunto prima erano dogmi, adesso sono evidenze scientifiche. Infatti c'è anche questa corsa alle pubblicazioni scientifiche sulle riviste, ce ne sono proprio milioni, credo, ce ne sono tantissimi. Grazie professore, do spazio volentieri a un'altra telefonata. Pronto, Rete 8? Salve, buonasera. Da dove chiama? Complimenti per la trasmissione. Grazie. Da Pescara. Prego. Allora, io vorrei fare un paio di domande al professore. Sì. Una, in che tipo di
vaccino somministreranno agli over 40. L'altra, donne che vogliono mettere in preventivo una gravidanza, come si devono comportare, se è consigliabile vaccinarsi, attendere oppure provarci durante la somministrazione? Grazie, grazie alla nostra amica. Grazie a lei. Grazie. Allora, professore. Allora, rispetto alla prima domanda, dipenderà molto dalle disponibilità, nel senso che in realtà su AstraZeneca hanno cambiato le carte in tavola, no? Prima gli anziani no, adesso poi solo gli anziani. Devo dire che non è stata fatta una buona pubblicità, certo, a questo vaccino, e ci sono state reazioni. Forse nell'ordine insegnanti poi fino a 55 anni, poi 65 si è, anni. Si è data comunque l'idea che fosse un vaccino di serie B, e invece anche perché è quello che costa di meno sul mercato. È un mercato, anche questo spiega molto. Anche perché però sì. Quindi diciamo che non lo so, più che altro io mi piacerebbe molto che si iniziasse a ragionare, lo so che è più complicato, più che per fasce d'età, per fasce di rischio, cioè incominciare a vaccinare per esempio tenendo conto della presenza di eventuali anticorpi legati a una pregressa infezione. In altre parole, chi ha già avuto il Covid prima, sì, si è visto che dopo la prima dose di vaccino ha una produzione di anticorpi mostruosa. E quindi in realtà prima dose di vaccino che viene fatta almeno dopo 6 mesi. Esattamente, mi sembra, no? Quindi c'è un richiamo. Allora, verosimilmente quelli non hanno bisogno della seconda dose. Quella seconda dose teniamola per altri. Perché? Perché un ragionamento che io credo sia importante ricordare. Noi stiamo vaccinando tanto, ma chi abbiamo vaccinato prima di tutto? Gli anziani e gli operatori sanitari, ossia le persone che meno vanno in giro. Adesso arriviamo all'estate, le persone che andranno in giro sono quelle meno vaccinate. Oppure quelle delle scuole, i bambini nella scuola. Dovrà entrare in vigore il passaporto, passaporto. Però ecco, no, è perché questo ce lo dobbiamo ricordare. Una cosa è stata la vaccinazione per proteggere la vita degli anziani, ed era giusto, sì, sì, e per proteggere non tanto gli operatori sanitari loro, quanto la possibilità di infezione in ambiente ospedaliero. Ora però bisognerebbe riflettere, certo, la velocità, quindi diciamo sulla prima la risposta è non lo so, perché dipende da cosa c'è disponibile. E si stanno abbassando come età, stanno sperimentando tra 11 e 15 anni. E quella è una cosa fondamentale, perché se noi ragioniamo di vaccinare i bambini, sì, per riaprire le scuole, la scuola dell'obbligo, soprattutto le classi in cui diventa un problema per i genitori, sì, tenere a casa i bambini, lì abbiamo fatto per l'appunto un'operazione mirata a risolvere un problema. Mi sembra che stanno sperimentando il Johnson & Johnson, sì, esattamente, per i bambini. Seconda domanda era quella sulle gravidanze. Donna, sì, che vuole le gravidanze, non ci sono effetti collaterali dei vaccini, anzi quello che si è visto che in realtà i bambini di donne vaccinate nascono già con gli anticorpi, perché vengono trasmessi in parte durante la gravidanza, in parte anche con l'allattamento. Adesso anche noi stiamo cercando di studiarla, e quindi non solo non c'è controindicazione, ma addirittura nascono già protetti. Quindi, ma vere controindicazioni sui vaccini nei fatti non ce ne sono, tranne la presenza di allergie, e a quel punto non è il vaccino anti-Covid. Tutti i vaccini e tutti i farmaci possono dare allergie. Faccio un esempio per farci capire: un'allergia pericolosa, sapete qual è? Quella al lattice. Perché i guanti con cui gli operatori sanitari fanno i vaccini sono di lattice, allora può capitare che una microparticella di lattice vada a finire nella dose, ma lì non è il vaccino, è il guanto. Quindi le allergie sono pericolose, ma le allergie non sono pericolose per quel vaccino, sono pericolose per tutti i farmaci, per tutti i vaccini, quindi quella è la categoria. Le persone ipersensibili sono quelle che devono stare attente, perché devono stare attente comunque. Giusta osservazione, professore. Altra telefonata, pronto alle 8? Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, mi date un po' più di audio in regia, per cortesia. Da dove chiama? Buonasera. Facciamo da Gieti. Sì, buonasera. Buonasera, volevo chiedere al professore. Allora, io sono stato a un centro per la vaccinazione. Sì. Non mi hanno fatto la vaccinazione perché nella scheda ho scritto che ho un'allergia agli antibiotici, alla penicillina,
e che avrei dovuto fare questa vaccinazione in ambiente protetto o assistito. Però dopo parecchio tempo non ho ricevuto nessuna chiamata, ho 68 anni, quindi un'età non abbastanza. Non so a chi rivolgo, sono stato in ospedale, nessuno sa niente, sono stato al Paragus, la stessa cosa, nessuno mi ha saputo dire niente. Il medico di base mi ha detto che dovrei fare Moderna, ma questo vaccino pare che non si trovi da nessuna parte, non so che cosa fare, sono veramente... Allora, resti in linea intanto, sempre se il professore se la sente di rispondere, di dare qualche consiglio. No, allora, la prima parte, assolutamente corretta la scelta, le persone con le allergie, che sono quelle che dicevo prima, sì, è bene che facciano il vaccino in ambiente sanitario, perché se succede qualcosa, sì, sono là. Purtroppo, per quanto riguarda la seconda parte, cioè del perché il telespettatore non sia stato richiamato, sì, io per quello mi riferivo. Su quello purtroppo non so proprio che dire. Ma è ancora in linea il nostro telespettatore? No, non l'abbiamo più. No, non capivo, mi sembra che è venuto al Palacus a Chieti da Silvi. Gli è stato detto che doveva farlo in un ospedale, poi però non è più stato richiamato, quindi probabilmente c'è stato un mancato passaggio nella lista di quelli che andavano reindirizzati, però francamente non lo so, perché non possiamo rispondere, perché tra l'altro io personalmente non faccio problema di organizzazione, speriamo che venga chiamato presto il nostro amico di Silvi Marina. Altra telefonata, mi fa segno Gigliola? No, sì, mi fa segno, sì. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto, buonasera professore. Sì, buonasera, dove posso chiama? Informazioni, chiamo dall'Aquila. Sì. Dall'Aquila. Sì, buonasera. Io ho 56 anni, no? Non ho nessuna patologia. Volevo sapere, perché mi hanno detto che attualmente non dovevo fare, devo fare un altro vaccino, è così? Può migliorare l'audio, si sente malissimo la sua telefonata. Allora, non sì, abbiamo capito. Adesso vediamo. Adesso si sente benissimo, non si muove più. Riparta da capo, età e domanda. Allora, sì. Allora, io ho 56 anni, sì, e volevo sapere, mi è stato sconsigliato di fare AstraZeneca, ma lo posso fare AstraZeneca o no? Assolutamente sì. Nel senso che non è sconsigliato, nel senso che in ordine di priorità a un certo punto si è detto di farlo agli over 60, ma non perché sotto, anche perché adesso un minimo di elasticità, 57-60 è quello. C'era una categoria che preoccupava, che era quello delle giovani donne, per il rischio trombotico, che poi si è visto essere molto molto relativo. Ma AstraZeneca, io tra l'altro, ecco, potrebbe essere il caso di far vedere l'altra diapositiva, sì, con i dati AIFA sul... quella che aveva fatto vedere prima Francesco, se non sbaglio, era quella, dunque praticamente qualche no ancora avanti, perché adesso anche il telespettatore capirà perché. Vai avanti, Francesco. Ancora, eccolo qua. Questo una decina di giorni fa l'AIFA ha pubblicato i dati ufficiali su 9 milioni di vaccini, 46.000 sospette reazioni avverse, che poi tra l'altro nel 97% dei casi erano non gravi, quindi c'era, non so, dolore muscolare, il dolore al braccio, un po' di febbre. Se riuscite a leggere, guardate, ci sono i vaccini, sono quello in altro è lo Pfizer, poi c'è il Moderna e poi c'è l'ultimo AstraZeneca, che anch'io continuo a chiamarlo così, anche perché non sono mai riuscito a imparare bene lo scioglilingua con cui... Vaxzevria, professore. La ringrazio. Io lo chiamavo Vaxzevria, mi hanno corretto, mi hanno detto sia... Ma va bene, cioè, ci piace comunque. In ogni caso, guardate che la percentuale dei casi di reazioni avverse non è più alto per AstraZeneca rispetto agli altri, anzi. Quindi nei fatti c'è stata veramente una cattiva pubblicità. È sì, vero, è un po' meno efficace nei tempi in cui produce gli anticorpi, ok? Ci mette un po', è un po' più pigro nel far produrre gli anticorpi, però nei fatti che sia più pericoloso non ce n'è dimostrazione, perché spesso si confonde che cosa? Siccome AstraZeneca alla prima dose può dare degli effetti collaterali, mentre Pfizer lo dà soprattutto alla seconda, a un certo punto sugli anziani, che magari erano già acciaccati di loro, si è detto diamogli un vaccino che almeno la prima vaccinazione non gli dà problemi. Che sarebbe AstraZeneca?
No, in quel caso Pfizer, perché fu fatto Pfizer inizialmente agli operatori sanitari. Ma poi adesso hanno cambiato. Adesso hanno cambiato, dopo che hanno visto che in effetti... Quello dico adesso, stavo dicendo qual era il ragionamento allora. Sì, poi sì, si sono resi conto che alla fine AstraZeneca non dà tutti questi problemi. Ma il nostro amico dell'Aquila è ancora in linea? Pronto? No, non ce l'abbiamo più. No, volevo chiedergli chi gli aveva sconsigliato di fare AstraZeneca, se era... Vox Populi, cioè, visto che se ne parla tanto, oppure uno specialista, che c'era un motivo particolare per cui era stato sconsigliato la vaccinazione. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto, buonasera. Una voce pimpante, buonasera, da dove chiama? Io chiamo da Pescara. Prego, faccio la domanda al professore. Innanzitutto mi voglio complimentare per la chiarezza del professore. Grazie. E la voglio ringraziare della sua grande disponibilità. Grazie, grazie a lei. La domanda che voglio fare è questa. Ha parlato, fino adesso abbiamo parlato di varianti del virus. Io ricordo che una volta lessi una dichiarazione del professor Sabin, il quale diceva che sui coronavirus era quasi inutile fare dei vaccini, in quanto era un virus che si modificava in continuazione. Ora, alla luce di tante cure che i nostri valenti medici hanno messo a disposizione, vale la pena fare una campagna così potente sui vaccini, su un virus così mutevole, e non puntare su quella che è una sana prevenzione e cure mediche efficaci, che non siano quelle che è la vigile attesa e la techipirina? Allora, resti in linea, perché i telespettatori che l'hanno preceduta hanno riattaccato, quindi se magari il professore poi deve fare qualche domanda, resti in linea al nostro amico di Pescara. Ma professore, bella domanda questa. Sì, allora, una cosa è certa, attenzione, prima dei vaccini eravamo in una situazione come numero di morti e come vicinanza al collasso di un sistema sanitario che era veramente brutta. I vaccini qualcosa stanno facendo, su questo non ci sono dubbi, anche se non devono essere, parlando delle reinfezioni lo diremo, non devono essere un segnale di liberi tutti. Quello che è vero in quello che ha detto Sabin è che i coronavirus mutano così tanto che poi non sarà come il vaccino per la polio, tanto per citare Sabin, che lo facciamo una volta, non sarà come il vaccino per il morbillo, sarà più simile al vaccino per l'influenza. Dovremo continuare a entrare nell'ordine che ci dovremo vaccinare, ma mentre una volta mettere a punto dei nuovi vaccini era un'impresa, adesso se voi pensate ai vaccini RNA, che si tratta soltanto di dire il virus è cambiato in questo punto e io cambio il vaccino in questo punto. Quindi nei fatti... RNA, diciamo, ai nostri spettatori, sono Pfizer e Moderna. Pfizer e Moderna, esattamente. Quindi quelli sono quelli che molto più probabilmente saranno più facili, immagino, da adattare. Quindi se Sabin avesse avuto la tecnologia che abbiamo noi oggi, probabilmente avrebbe detto vale la pena di farli, di rifarli, di aggiornarci, perché sicuramente fuori dall'incubo ci stanno portando i vaccini. Non altro, perché non, io pregherei che nessuno si dimenticasse di cosa erano Pescara e Chieti a febbraio di quest'anno. Sì. Cioè, cerchiamo di ricordarcelo tutta la vita, perché veniva la televisione a fare i servizi apposta su Pescara e Chieti, in cui c'erano le persone del pronto soccorso che dicevano che non riuscivano neanche a fare in tempo a sbarellare delle ambulanze. Sì. Quindi adesso siamo tutti contenti, riaprono gli stabilimenti, ricordiamoci cos'era, e sono stati i vaccini, perché come terapie, anche là, attenzione, io poi non sono un clinico, quindi su queste cose i colleghi Parruti, Vecchietti, Cipollone sanno molto più di me, però guardate che questa non è mica una malattia facile, perché c'è gente che fino a due giorni prima non ha neanche un sintomo e quando arriva a fare attacchi i polmoni non ci sono più. Cioè non è una malattia facile da curare. Ho raccolto racconti di persone. Sì, professore, mi scusi, professore. Prego. Posso intervenire? Io sono d'accordo con lei che non è una malattia facile, però tutto quanto si va, secondo me, ma io sono un ignorante, si va a concretizzare in una situazione in cui noi abbiamo avuto una medicina di base purtroppo devo dire molto assente, che ha lasciato le persone sostanzialmente in vigile attesa.
se noi avessimo avuto una medicina di base attiva, non parlo dell'Abruzzo, ma parlo principalmente tipo della Lombardia, dove purtroppo sono stati eliminati circa 5.000 medici di base, io credo che se noi avessimo avuto un intervento immediato con farmaci appropriati, non la tichipirina e la vicitatesta, io credo che i pronto soccorsi sarebbero stati molto, molto meno intasati e questa malattia, benché molto severa, sarebbe potuta essere curata meglio e forse avremmo avuto anche molto, molto meno morti. Questa è la mia piccola convinzione, ma mi potrei sbagliare, io sono... No, c'è una parte di quello che dice che è sacrosanto, e cioè che comunque il nostro sistema sanitario era tarato sulle patologie croniche. E questo, tra l'altro, sarà una cosa che ci farà ripensare. Quindi, improvvisamente abbiamo trovato un'ondata di una malattia acuta e siamo stati impreparati. Però sull'altro, ripeto, quando parliamo di terapie, ci sono stati moltissimi casi del Covid in cui quando ci si è accorti che la situazione era grave, era la situazione tardi. Era irreversibile, cioè c'era gente che non aveva più i polmoni. E lì non è che c'è un farmaco che rifà. Questa è stata una malattia drammatica in cui il fatto che tuttora abbiamo, lo devo dire, i negazionisti, la ragazzina che dice se devono morire i miei nonni che muoiano, a me riempie di profonda tristezza, è stata una cosa devastante. Comunque abbiamo fatto 130.000 morti, sì, se non sbaglio. Sì, sì, non 125-126.000 ecco. Morti. Quindi, sì, professore, sicuramente abbiamo fatto tutti questi morti. Ma sicuramente lei sa perfettamente che non hanno fatto tante cure preventive, una per tutti, il tumore al seno che ha portato automaticamente a un aumento notevole di casi di tumore. Di queste cose purtroppo non se ne parla mai, sembra che l'unico problema sia il Covid quando tumori, ci sono problemi di ipertensione, ci sono tutti questi problemi che purtroppo sembra che siano passati in secondo ordine. Guardi, però ne abbiamo parlato più e più volte, purtroppo gli ospedali si sono dovuti attrezzare contro questa ondata di ricoveri. Io mi ricordo quello che stava dicendo il professore, febbraio-marzo, una fila di ambulanze, 20, 30, 40 pazienti che aspettavano di essere ricoverati, si cercavano ospedali in altre zone della regione per ricoverare e lì c'è stato un mutuo soccorso, una mutua assistenza con l'Aquila, con Chieti, cioè quello che sta dicendo lei è vero, però è anche vero che si è fronteggiata un'emergenza totalmente nuova, totalmente inaspettata, impensabile letteralmente. Impensabile, come dice il professore. La devo salutare perché credo che... Va bene, grazie di tutto, buona serata e buon lavoro, complimenti. Grazie. Credo che abbiamo un'altra telefonata in linea. Sì, Giuliano mi fa segno di sì. Pronto, Rete 8? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Spoltore. Sì, prego. Innanzitutto grazie per questa trasmissione, vi ringrazio per la disponibilità. Grazie. Allora, a lei. Io volevo tornare un attimo sul discorso di AstraZeneca da somministrare alle donne under 40, under 50 anni. E facendo parte del personale scolastico non ho effettuato la prima dose, in quanto nel giorno in cui dovevo farla poi è stato sospeso e sinceramente poi ho avuto paura. Adesso vorrei capire, volendomi prenotare per la prima dose, sulla piattaforma per Montesilvano è aperta la finestra di nuovo per il personale scolastico, però compare di nuovo il vaccino AstraZeneca. Io ho capito che se voglio comunque me lo somministrano anche se ho 38 anni. Volevo capire se c'è possibilità, data questa voce che gira, che era appunto pericoloso per questa fascia d'età, volevo capire se è possibile avere un altro tipo di vaccino. Professore, se se la sente di rispondere. Allora, anche qua una prima parte sì, ed è questa. Perché era stato sconsigliato? Perché quando sono stati segnalati questi primi casi di trombosi, statisticamente, che poi sono grossomodo uno ogni 100.000 vaccinazioni, statisticamente si era visto che soprattutto interessavano giovani donne, dato semplicemente statistico. E allora si è detto, vabbè, se proprio considerando anche che nei fatti comunque le vaccinazioni andavano a scendere dagli anziani, detto magari le giovani donne teniamole fuori da AstraZeneca.
Adesso fondamentalmente che succede? Io non gestisco le vaccinazioni, sì. Quindi per quello devo dire a mia ragazza. Però devo dire che io segnalazioni di persone che poi mi dicono: ah, sai, alla fine mi hanno fatto Moderna piuttosto che AstraZeneca o Pfizer piuttosto che AstraZeneca, ne sento tante, quindi evidentemente dei margini ci sono. Purché siano margini dettati magari da una ragione di prudenza e non dal fatto che uno scelga il vaccino come fidandosi del brand, dice a me sta più simpatico Pfizer perché mi hanno detto che è più, ecco, quindi io che io sappia ci sono i margini per avere un vaccino diverso e sicuramente Moderna non mi risulta che abbia dato questi problemi, certo. Ma in ogni caso questi problemi sono in numero limitatissimo, veramente, ripeto, uno su 100.000, quindi stiamo parlando di numeri non così... Non c'è niente da fare, lo scetticismo contro AstraZeneca è nato male. È nato male. È nato veramente male. Nato male. È ancora in linea la nostra amica di Spoltore? Sì, sono ancora in linea. È più tranquilla? Altre domande per il professore? No, vabbè, solo perché c'è stata questa grande confusione. Guardi, io ho fatto AstraZeneca, non ho avuto niente. Sì, no, ma ne dico, ho sentito tantissime vecchio, persone che non hanno avuto niente. Però essendo in quella fascia, donna, under 40, quindi un attimino il timore c'è, perché è vero che è un caso su 100.000, ma non lo puoi mai sapere la ruota come gira. È una preoccupazione legittima quella della... No, infatti, ma io ripeto, che io sappia poi per situazioni molto precise come la sua, cioè di appartenere a una fascia precisa, poi si trova il modo di avere un altro vaccino, cioè non credo che possano... in qualche modo non tenerne conto, perché poi quella è stata la fine di tutta la storia, la fascia che si è deciso essere, non dico più a rischio, no? Ma su cui qualche... male quel vaccino. Bocca al lupo alla nostra amica di Spoltore. Crepi e grazie mille. Oh, grazie, crepi il lupo. Buonasera. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Buonasera, sono Daria, chiamo da Città Sant'Angelo. Buonasera Daria, prego. Buonasera, innanzitutto complimenti al professore per le spiegazioni, veramente molto bravo. Io volevo fare una domanda precisa. Io mi sono infettata di coronavirus, quindi ho contratto il Covid a febbraio 2021 e con me purtroppo tutta la mia famiglia e il mio papà non c'è più, ci ha lasciato il 30 marzo. Io appartengo ad una categoria protetta in quanto ho una patologia surrenale come una malattia rara, quindi un'esenzione per malattia rara, e ho fatto l'altro ieri una dose di Pfizer. Ora, la mia domanda è questa, professore, perché ho chiesto a tantissimi suoi colleghi, non so se ricordate la storia, io sono andata a finire anche l'8 marzo sul centro perché ho partorito da positiva una bambina all'ospedale di Chieti, con tutto quello che ovviamente poi mi è comportato. E ho fatto un sierologico, la domanda in soggiorno è questa, ho fatto un sierologico prima di sottopormi al vaccino, il sierologico evidenziava ancora alcuni IgM. E per quanto riguardava invece le IgG ne comparivano 25,4, mi hanno consigliato che era il momento giusto, essendo passati da poco 3 mesi dall'infezione, di fare questo vaccino, che poi mi hanno detto va fatto in un'unica dose. Ora, prima di magari tra un mese devo rifare un sierologico per vedere se queste IgG in realtà sono salite oppure basta una dose sola, perché anche qui ci sono, diciamo, delle teorie contrastanti, sì. Nonostante il vademecum dica di farne una sola, lei che mi dice? Allora Daria, resti in linea, professore. Sicuramente, allora lei rifaccia un dosaggio del sierologico che sono pronto a scommettere ce le farà vedere una presenza molto elevata di anticorpi che può farla stare tranquilla, non c'è bisogno che fa almeno per il momento la seconda dose. Perché questo ormai è una cosa che dicono tutti, cioè chi ha avuto già l'infezione, la prima dose di vaccino è una sorta di richiamo, è come se fosse la seconda dose per chi non ha avuto l'infezione. Per cui, dopodiché, si faccia un sierologico, se vuole può venire a fare anche da noi, e vedrà che saranno molto aumentati, avrà valori anche di 100, e potrà stare tranquilla, non ci sarà bisogno per un po'. Poi
Noi tutti dovremmo abituarci a dosare un po' gli anticorpi, a vedere quando è che la situazione andrà scendendo, ma per un bel po' di tempo starà tranquilla. Daria, vada a trovare il professor Liborio al laboratorio. Lì ma il professor Stupia sicuramente si ricorderà di me, perché tramite il professor D'Antonio mi ha fatto un sacco di tamponi, non so se si ricorda. No, mi ricordo adesso, sì, mi ricordo, perché c'era questo caso particolare, sì, infatti lo ricordo bene. Diventa oggetto di studio. Ricordo bene. Perfetto, allora la verrà a trovare, professore, sicuramente. Quando vuole. Bocca al lupo. Piacere. A presto. Crepi, allora. Buona serata. Arrivederci. Bocca al lupo, Daria. Altra telefonata. Pronto rete 8, poi tra poco devo andare in pubblicità. Pronto rete 8? Pronto. Sì, buonasera. Da dove chiama? Da Roseto. Prego. Una domanda al professore. Sì. Se può chiarirmi meglio. Il problema di quella pillola americana, che effetti ha, quando bisogna usarla, in che dosi, se è ancora in commercio in Italia. Pillola americana? Pillola americana mi coglie assolutamente ci dia impreparato. Qualche maggiore indicazione, che pillola è, il nostro amico di Rosetta? No, quella pillola che bisogna usare all'inizio, che potrebbe agire sulle proteasi e inibire la riproduzione del virus. Professore. Allora, io nel caso del coronavirus non so che esistano già sicuramente attive, anche perché lei dice di prendere la pillola a scopo preventivo, cioè una persona che non è infettata? No, appena vengono i sintomi impedisce che il virus entri nella cellula e viene ucciso, diciamo. Beh, se vengono i sintomi, purtroppo il virus nella cellula già c'è entrato e come? Cioè, quindi, no, perché cercavo di capire se parliamo di una persona già infetta o di una persona che magari... Quello non ho capito io. Sinceramente neanche io, confesso la mia ignoranza sull'argomento. Ma... magari la studi meglio la sua domanda, perché... No, ma studio meglio io la risposta, per l'amore di Dio. Prossima volta, grazie al nostro amico di Roseto, che mi sembra riconoscere dalla voce, è una persona che segue spesso questa trasmissione e interviene spesso. Altra telefonata, poi vado in pubblicità. Pronto rete 8? Buonasera, chiamo da Pescara. Buonasera a lei. Farei una domanda al professor Stuppi. Prego. Allora, volevo sapere se c'erano dei dati circa l'opportunità di ripetere una terza dose di vaccino ad 8-9 mesi dalla seconda, ponendo che non ci siano delle mutazioni tali in questi mesi da rendere, diciamo, meno efficaci i vaccini che abbiamo, quindi se con gli stessi vaccini che abbiamo ora è opportuno questo richiamo a 9-10 mesi dalla seconda dose. Sì, professore. Sì, è una domanda importante. Allora, intanto immagino che stiamo ragionando su persone a cui le prime due dosi non abbiano fatto effetto, ma per poter dire che non abbiano fatto effetto dovremmo avere non solo assenza di anticorpi, ma anche assenza delle cellule della memoria, cosa che noi fino adesso su Pfizer, AstraZeneca credo che non abbiamo visto, mi sembra mai, l'abbiamo visto in un caso che abbiamo studiato casualmente di uno che all'estero aveva fatto un vaccino cinese, che infatti comunque loro stessi dicevano che aveva un'efficacia del 50%. Comunque sono andati tantissimi vaccini cinesi, tanti stati del mondo li hanno... Però questo in particolare non mi dava l'idea di aver funzionato granché. Allora, se parliamo di questo, se ho capito bene, si dovrà ragionare, però si dovrebbe ragionare solo sui casi che non hanno avuto nessun tipo di efficacia. Al momento è tuttora abbastanza sconsigliato fare i mix di vaccini, cioè passare da uno all'altro, quindi bisogna stare un po' attenti. Ripetere poi una terza dose, ma mi permetto di chiedere io, ma a che vaccino ci riferiamo e c'è una situazione precisa? Cioè, allora, guardi, io sono un sanitario, per cui ho effettuato il Pfizer nel mese di marzo la seconda dose, ok? Sì. Si sente dire che nel prossimo autunno, se questo virus continuerà a essere tra noi, sarebbe per noi opportuno, auspicabile, ripetere una dose. Sì. Ah, questo sì. Allora adesso capisco, perché per gli operatori sanitari che sono stati i primi è verosimile che alla fine entreremo in una fase in cui almeno
gli anticorpi andranno decrescendo. Dopodiché testare su tutti le cellule della memoria è complicato, una cosa che noi facciamo per ricerca, una cosa è farlo su tutti, per cui per sicurezza già si sta ragionando sulla terza dose che io per esempio dopo è scontato che prima o poi dovrò fare, perché anch'io come operatore sanitario ho fatto a febbraio e marzo le prime due dosi di Pfizer, io dopo è scontato, non so quando, se sarà il prossimo autunno, l'inizio del 2022, ma lo do per scontato e sono molto sereno perché anche a me Pfizer non ha fatto assolutamente nulla di nulla. Stanno quindi lavorando per la terza dose, sì, mi sembra infatti proprio Pfizer è quello che più avanti. Sì, 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 no, ma infatti adesso che ho capito il quadro, assolutamente sì, bisognerà rifarlo, questo è sicuro. Nostra amica di Pescara, bene così? Grazie. Grazie a lei, grazie mille, al lupo anche alla nostra amica di Pescara. Grazie anche per il suo intervento in questa trasmissione. Devo andare tassativamente in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda, naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata ai virus, alle varianti, ai vaccini e alle reinfezioni. E tra poco stopperò le telefonate perché voglio assolutamente parlare con il nostro ospite di reinfezioni. Sta rispondendo a me e soprattutto a voi telespettatori il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare diagnosi Covid-19 dell'Università Gabriele D'Annunzio. Nel mio monitor di servizio vedo Gigliola assediata dalle telefonate, chiedo ai telespettatori per cortesia domande brevi in maniera tale che cerchiamo di smaltire il maggior numero di richieste. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto, è in linea, in diretta. Buonasera. Dove chiama? Buonasera. Sono Luisetta, siamo da Casoli. Buonasera. Allora, io volevo chiedere al professore per cortesia. Io ho una malattia autoimmune, l'arterite da Horton, che faccio metotrexato una volta alla settimana e prendo 5 mg di cortisone al giorno e questo dice che è a rischio trombosi, vabbè, sta malattia. Per il vaccino, io sono stata chiamata, però avevo la febbrita alla gamba, ho rinunciato. Il mio reumatologo, il dottor Di Matteo, mi ha detto che io sono un po' coperta con queste cure, ma non so se farlo o se non farlo. Lei, professore, che cosa mi consiglia? Professore, io segnalerei all'atto della vaccinazione la sua situazione, perché se la va a fare in ambiente sanitario ci sono dei colleghi molto preparati che hanno tutta una lista di situazioni in cui possono in qualche modo decidere di rimandare o di tranquillizzarla, quindi andare lì sul posto segnalando, perché la cosa migliore è poi proprio quella di entrare nel caso specifico di ogni persona che ha una patologia rara, quindi non genericamente, perché a quanto ho capito lei c'ha contemporaneamente il problema autoimmune e poi il fatto di essere sotto terapia con i cortisonici, insomma una serie di cose che farei valutare al medico vaccinatore, cosa che io ripeto non sono, per cui non mi azzardo. Il consiglio è di presentare bene, portarsi una documentazione e far decidere sul luogo e quindi accettare di andare a fare il vaccino in ambiente sanitario possibilmente. Grazie professore. Altre domande alla nostra amica di Casoli? Non ho capito. Grazie. Grazie a lei, bocca al lupo. Altra telefonata, sì, mi fa segno Gigliola di sì. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera. Sì, da dove chiama? Buonasera a lei. Siamo da Vatri in provincia di Chieti. Sì. Sì, può abbassare il volume del televisore, signora? Volevo sapere, dunque io soffro di una malattia genetica rara, mi manca il fattore 12 per la coagulazione del sangue. Io ho già prenotato come fascia di età per il 22 giugno a Chieti. Ora stavo pensando, siccome in realtà faccio parte di una categoria di fragili in un certo senso, se in realtà sarebbe stato più opportuno iscrivermi in quella fascia perché sono più sotto controllo, oppure come mi hanno consigliato quando ho fatto l'ultimo controllo la settimana scorsa all'ospedale di Chieti, di presentarmi con la documentazione all'appuntamento che ho già avuto
e poi in quell'occasione discutere col vaccinatore del mio problema. Quindi cosa mi consiglia, professore? La ringrazio in anticipo. Grazie sì. A lei, professore. Allora, diciamo tutte e due, cioè se alla fine si presenta assolutamente con tutta la documentazione. Lei ha proprio una patologia della coagulazione e quindi rientra in quelle categorie a cui non è che si dice che non debbano fare il vaccino, ma che lo debbano fare in ambiente controllato e con tutta una serie di accortezze, soprattutto sui giorni successivi, per cui in realtà le due cose che ha detto non sono poi diverse, cioè l'importante è che lei all'atto di farlo segnali che ha un problema di una patologia della coagulazione. Lo deve ovviamente segnalare esattamente il tipo di deficit lei ha, e lì a quel punto poi decideranno cosa fare. Ripeto, in quel caso i rischi possono essere nei giorni successivi, possono e non necessariamente, e quindi magari le diranno anche che cosa deve fare. Poi chiaramente le storie cliniche di ogni paziente sono diverse, quindi vanno esposte in quel momento. Grazie professore. Altra telefonata, pronto alle 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Chiamo da Penna. Sì, prego. Chiamo da Penna. Sì, allora abbassate allora, per allora, cortesia il volume dei televisori, lo dico a tutti i nostri telespettatori, e parlate con noi attraverso la cornetta del telefono. Prego, faccio una domanda. Certo. Allora, volevo fare una domanda al professore. Sì. Io ho avuto il Covid marzo 2020. A tutt'oggi diciamo non ho avuto grosse difficoltà, solo il vapore odore che a tutt'oggi opera per il 70% è tornato, il resto no, non ce l'ho ancora. Ho fatto il quantitativo questi giorni per gli anticorpi e mi risulta 98. Cosa dovrei fare? Professor, non ha fatto neanche la prima dose di vaccino, non ha fatto niente? No, niente. Eventualmente fare soltanto la prima, come dicevo prima. L'indicazione, se uno ha ancora anticorpi, intanto diciamo che non c'è fretta di farla, e qualora poi la facesse la prima, ormai sono tutti abbastanza d'accordo che è sufficiente a coprire per un bel periodo, perché corrisponde al richiamo di una persona che non ha avuto il Covid. Mi raccomando, l'affidabilità del quanto tempo fa l'ha fatto il dosaggio degli anticorpi? Il dosaggio l'ho fatto una settimana fa. Ah, ok, perché siccome ce l'aveva avuto a marzo 2020, sì, va bene, allora è un dato recente, ha avuto una bella risposta immunitaria, quindi va bene assolutamente. Quindi devo farne una soltanto, una dose? Può farne una, io conosco anche persone che hanno avuto il Covid e ne hanno fatte due, ma nei fatti già dopo la prima c'era una tale copertura di anticorpi che la seconda è stata veramente quasi sono inutile. Super protetti. Sì, sì, proprio. I miei anticorpi attuali, 98, quasi 98, sono normali o sono una risposta immunitaria avuta? Allora, tenga conto, intanto bisogna vedere il laboratorio che ha fatto su che scala si muove, però normalmente 98 è comunque tanto. Perché non so, per esempio nel dosaggio nostro la soglia è 1,2, quindi figuriamoci, però bisognerebbe vedere che valori normali considera quel laboratorio che ha fatto il suo test. In ogni caso normali, lei dovrebbe allora, avere dica? Sì, nulli dicono, allora negativo 6. Va bene, quindi là sta abbondantemente positivo, quindi poi non è neanche importante quanti ne ha, è comunque positivo, lei in questo momento gli anticorpi ce l'ha, per cui è protetto. È protetto, al più ne fa una come richiamo. Un saluto al nostro amico, grazie per il suo intervento. Altra telefonata, pronto rete 8, poi è arrivata anche una mail di Gianni D'Avasto. Pronto rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Da Poggiofiorito. Sì, buonasera. Senta, volevo fare una domanda al professore, un'informazione. Io sono sotto, faccio il Coumadin per una trombovenosi profonda cerebrale. E ho fatto bypass al cuore 2 anni fa. Che vaccino mi consigliate? Perché la paura mi sta. Guardi, indipendentemente dal vaccino, il consiglio è come per la telespettatrice prima, comunichi esattamente all'atto della vaccinazione che problema ha, che terapia sta facendo, quindi inquadri bene il suo caso personale
e lì le sapranno dare delle risposte. Quanti anni ha lei, signora? Scusi, mi posso permettere? Io 65. Ok, quindi diciamo che lei rientra nel rischio non per la fascia di età, ma perché comunque ha una situazione di una... Quindi diciamo che una paziente con pregresse patologie. Non è tanto che il vaccino conviene, quanto quello che le possono consigliare in quel momento. Fino a un po' di tempo fa le pazienti come lei avrebbero sicuramente fatto Pfizer, ma adesso cambia tutto ogni giorno, per cui non mi sento di... credo che Pfizer sicuramente non le darebbe problemi. Certo. Grazie per essere... Un'altra, sì, un'altra prego, domanda vorrei prego fare. Cioè, mi hanno chiamato di fare il vaccino un po' di tempo fa, però siccome essere stata a contatto con positivo, mi hanno fatto fare dei tamponi. Io ho fatto il primo tampone negativo e il secondo dovrò rifare per vedere. Cioè, quanto posso fare sto vaccino? A che quanto tempo distanza deve passare? Doppio tampone negativo, professore, sì, ancora valido? Sì. Allora, lei ha fatto il tampone perché aveva avuto un contatto, ok? Quindi sì, lei non l'aveva fatto per sintomi. No. Allora, no, nel momento in cui passati un massimo 15 giorni dal contatto, lei non è mai diventata positiva, sta tranquilla, cioè quel contatto non l'ha infettata. Quindi si tratta di vedere dopo quanti giorni ha fatto l'ultimo tampone dal contatto con la persona positiva. Sì. Sì. Quanti giorni sono passati? E mo devo rifare un altro negativo, mi hanno consigliato. Ah, e ok, dopo... quindi deve farlo ancora? No, allora dopo di quello poi è fuori, può stare tranquilla. Sì. Grazie alla nostra amica di Poggio. Ok, grazie alla nostra amica di Poggio Ferito. Una telefonata e poi parlo di reinfezioni. Pronto, rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo da Penne. Prego. Volevo chiedere una cosa, io ho 66 anni. E siamo prenotati per fare il vaccino fra una settimana e 10 giorni appena. Ma io ho sentito molti che si è sentito male, c'ho un po' paura, anche mia moglie abbiamo paura, anche poi io ho l'ipertensione alta e ho un po' altri problemi, diciamo ai tendini eccetera, ma abbiamo un po' paura, che dobbiamo fare? Allora, gli che effetti... si fa contro la paura, professore? Contro la paura l'arma migliore è l'informazione corretta e non la disinformazione. Allora, gli effetti collaterali ci sono, c'è chi l'ha avuti e chi non li ha avuti. Io per esempio non ho avuto niente, letteralmente nulla. Io non ho avuto niente. E siamo in due, quindi se noi dovessimo... Allora, quello che io dico è l'importante è non fare del caso, dell'aneddoto una legge, perché è chiaro che chi è che racconta di più la sua esperienza con i vaccini? Quello che è stato male, dice a me mi ha fatto malissimo, ho avuto 3 giorni di febbre, ho vomitato... Quello che non ha avuto niente non fa notizia, come nel giornalismo il cane che morde l'uomo non fa notizia. Allora, in realtà la quantità di effetti collaterali è minore rispetto al fatto di non aver nulla, oppure sono effetti collaterali lievissimi. Ma in ogni caso, le faccio questo scenario, mettiamo che lei c'ha 2 giorni di febbre, però poi passa, va bene? Passa, lei a quel punto è vaccinato e protetto. Quei 2 giorni di febbre non valgono molto più che prendere veramente il Covid, in cui poi se viene la febbre non è che dopo 2 giorni passa, può andare molto peggio. Adesso forse già ce ne stiamo dimenticando, ma fino a poche settimane fa eravamo comunque a 300 morti al giorno in questo paese. Cioè come se ogni giorno, anche di più, come se ogni giorno venisse giù un aeroplano pieno di persone e noi ci avessimo fatto l'abitudine. Quindi... Guardate, gli effetti collaterali possono essere fastidiosi, nel nostro gruppo i più giovani sono stati un paio di giorni male proprio perché erano giovani, ma alla fine passano e uno è vaccinato, quindi non vi preoccupate, se al più si sta male 2 giorni non è niente di grave. Dopo questa iniezione di fiducia spero che il nostro amico e anche la signora vadano a fare il vaccino. Però scusi, mio cognato cadeva, ci sono persone, non mi ha raccontato mia moglie, il fratello ha raccontato che uno che lavorava al comune, cioè, 59 anni è morto, cioè è andato in campagna a fare erba, cioè mette un po' paura. Allora attenzione, le morti dopo i vaccini... praticamente quasi mai si è visto un nesso sicuro con la vaccinazione.
Cioè, quello che sta succedendo, e su questo c'è tanta cattiva informazione, se io leggo un titolo, come è successo qua da noi a Chieti un mesetto fa, no? Infermiera muore dopo vaccino. Poi si scopre che la signora era un'ex infermiera, ma da molto tempo, era anziana, ha avuto un infarto che è capitato dopo il vaccino. Allora, bisogna stare attenti a non fare le connessioni. Se a me viene un infarto dopo che ho mangiato un ghiacciolo, non è che il ghiacciolo mi ha fatto venire l'infarto. Cioè, purtroppo si muore e prima di morire si stava facendo qualcosa. Non necessariamente quello che stavamo facendo prima che succedesse il fattaccio è causa del fatto. Purtroppo io continuo a vedere giornali che scrivono in Thailandia 22enne muore dopo la vaccinazione, senza sapere chi era, di cosa è morto. Quindi veramente i morti dopo vaccino sono un numero, a causa del vaccino, sono un numero veramente inesistente. Là siamo forse su un caso su un milione. Sono assolutamente d'accordo con lei. Grazie mille, grazie. Anche se faccio parte della categoria dei giornalisti, ma tante volte purtroppo speculiamo molto sulla notizia, la facciamo apparire come realmente non è, soprattutto nel titolo. Allora, tra poco sentirò da Giuliola la mail che ci ha scritto Gianni D'Avasto. Professore, abbiamo una manciata di minuti, parliamo assolutamente di reinfezioni. Intanto, vi sono capitati dei casi? Ci sono capitati dei casi, li abbiamo studiati, li abbiamo pubblicati, quindi è un dato scientifico e sono importanti perché cosa abbiamo scoperto? Che alcuni operatori sanitari vaccinati, quindi per primi, poi si sono reinfettati. Attenzione, reinfettati che vuol dire? Perché qua vorrei che fosse chiaro che siccome loro hanno continuato a sottoporsi ai tamponi dopo i vaccini, ogni tanto capitava che un operatore sanitario del tutto asintomatico ci risultasse positivo al tampone. Da là che cosa abbiamo capito? Che prima di tutto dopo i vaccini è possibile che ci sia reinfezione. Perché? Perché nel frattempo era uscita la variante inglese e pressoché tutte le reinfezioni che abbiamo visto sono da variante inglese o brasiliana, ma che non hanno sintomatologia. Quindi il vaccino dalla malattia, quindi dal Covid, protegge. Ma non è che il vaccino impedisce che il virus entri, entra, viene spazzato via dopo pochissimo, ma in quel momento che è dentro abbiamo anche scoperto che quella persona è infettiva. Allora che succede? Che se l'operatore sanitario prende il virus, lui non si ammala, ma se non mantiene comunque le cautele, poi, come è successo, può infettare la famiglia, è successo con un caso di brasiliana che abbiamo trovato 10 giorni fa. Allora, questo per dire, il vaccino sta andando benissimo, dal punto di vista della totale protezione dal Covid, dalla malattia, ma anche i vaccinati possono prendere il virus e trasmetterlo, quindi attenzione, i vaccinati hanno una grande responsabilità, devono continuare a stare attenti. Che cosa vuol dire? Usare un minimo di meccanismo di protezione, non esagerare, non per loro a questo punto, ma per gli altri, per i non vaccinati, perché i non vaccinati, se si beccano il virus, stanno male. Quando saremo, nella stragrande maggioranza dei casi, tutti vaccinati, potremo abbassare le difese. Quindi va bene adesso che abbiano riaperto tutto, per l'amor di Dio, però attenzione, cioè moderazione, non rifacciamo l'errore della scorsa estate perché ci è costato carissimo. Quindi ottimismo sì, prudenza anche. Come vengono segnalati i sospetti casi di reinfezione? Allora, i sospetti casi di reinfezione entrano in quelle categorie in cui bisogna necessariamente cercare la variante, e siccome sono tutte varianti, noi li segnaliamo dicendo: abbiamo trovato una variante in questo, che è per esempio un operatore sanitario che era vaccinato e si era infettato. Non è che siano tantissimi, però non sono neanche 2 o 3, diciamo che qualche decina li abbiamo, almeno noi a Chieti li abbiamo visti, immagino anche gli altri laboratori. Le varianti sfuggono ad esempio ai test antigenici, che sono quelli più rapidi? Il test antigenico non è tanto che sfuggono le varianti, questo si ipotizzava, è che il test antigenico per definizione va bene per uno screening, cioè se io prendo una popolazione sapendo che l'affidabilità del test è limitata, ma non ho un particolare sospetto per cui quelle persone abbiano
non va usato laddove invece io devo andare con molta precisione, quindi sugli operatori sanitari è molto meglio fare il molecolare, sui sintomatici è molto meglio fare il molecolare. Gli antigenici vanno benissimo su una grande popolazione, perché se io trovo il positivo poi glielo confermo con il tampone molecolare, e quindi fondamentalmente se poi era un falso positivo non è successo niente. E gli screening, a proposito di screening, adesso nelle scuole dovrebbero prendere piede i test con i salivari, sì. Che efficacia, soprattutto che certezza ci danno? Allora, sui salivari, anche là, la ringrazio per la domanda, perché io ho letto articoli che dicono via libera del Ministero ai test salivari. In realtà il documento del Ministero dice che si possono usare solo laddove non sia possibile fare un tampone oronasofaringeo, perché sono meno sensibili e perché vanno bene nelle prime fasi dell'infezione. Allora, se io ho, questo è importante, un bambino piccolo in cui ho difficoltà a fare il tampone nel naso perché si muove, poverino, gli fa male, allora in quel caso potrebbe essere più affidabile il salivare, perché magari il tampone mi viene male. Ma in tutti i casi in cui io posso fare il tampone nasofaringeo, è sempre meglio che faccio il nasofaringeo. Però i bambini, i ragazzini si divertono con la salivare. Sì, sì, ma quelli piccoli in particolare, cioè, è un'ottima soluzione. È un gioco verità, diciamo così. Gigliola, sì. Con la mail di Gianni D'Avasto. Sì, chiede al professor Stupia se deve fare la seconda dose di AstraZeneca, visto che alla prima ha avuto febbre alta 39 gradi per una settimana, e scrive: premetto che ho 58 anni, sono immunodepresso con valori molto alti, linfociti T 4672, valori normali 2500, linfociti T suppressor 2800, valori normali 1140, spero si leggano così. Chiede: posso fare la seconda dose con un altro tipo di vaccino, quale Pfizer o Moderna? È sconsigliatissimo, perché tutte le sperimentazioni sono state fatte dando due dosi dello stesso vaccino. Quindi se incominciamo a mescolare, perché ovviamente ognuno si produceva il suo vaccino e testava quello, allora noi non lo sappiamo. In ogni caso, il fatto di aver avuto... Allora, AstraZeneca dà più effetti collaterali la prima volta, Pfizer la seconda volta. Quindi che la prima volta abbia avuto un po' di febbre con AstraZeneca ci può stare. Proprio perché immunodepresso, se dovesse beccarlo il virus, passerebbe i guai. Per cui anche in questo caso, se la sua reazione avversa è stata una febbre, certo è durata una settimana, non sarà stato divertente, però appunto poi è passata. Ma un immunodepresso che prende il Covid poi sono dolori, per cui anche in questo caso io magari la vuole posticipare un po' dosandosi gli anticorpi, questo si può fare, però non c'è motivo per cui non la debba fare. Agli inizi degli anni 2000 c'era stata la SARS, no, professore? Sì. Durata abbastanza poco, diciamo così. Che cosa ci aveva predetto, che cosa ci aveva insegnato che noi non siamo riusciti ad assimilare e ci siamo trovati con questo SARS-CoV-2? Questa è una bellissima domanda. Ci aveva detto, SARS è un altro coronavirus, infatti questo è il SARS-CoV-2, ci aveva insegnato che i coronavirus possono prendere e partire. Cosa non ci ha insegnato? Che tutti, adesso siamo onesti, anche molti degli esperti che vanno in TV, quando si iniziò a parlare della Cina dissero: no, da noi è impossibile, perché le condizioni igieniche, perché mangiano i pipistrelli vivi, invece era possibile. Quindi ci aveva insegnato che i coronavirus possono diventare molto cattivi, non ci ha insegnato che poi non è che stanno cattivi solo in Oriente, ma in un mondo globale quale quello che abbiamo, non ci ha messo nulla ad arrivare qui da noi, non ci ha messo nulla. Complice il fatto che in questi 20 anni i rapporti commerciali con la Cina sono aumentati. Ci sono altri virus che ci devono preoccupare? Quelli... Non ha la sfera di cristallo? No. Però questa storia ci ha insegnato che le patologie croniche va bene, ma attenzione. Però ha anche molto rafforzato l'idea, adesso abbiamo messo a punto un po' tutti dei laboratori formidabili, per cui è servita a mettere dei presidi per le malattie infettive che rimarranno per anni. Speriamo. Per chiudere abbiamo una bella diapositiva, sono dei virus che guidano degli spider,
delle auto scappottate. Eccole qua, tra l'altro è la copertina di una pubblicazione scientifica, sì, di pregio. Che cosa ci deve almeno questo insegnare, professor? Questa l'ho fatta vedere perché è molto simpatica, è l'ultimo numero del 13 maggio di Cell, che è una rivista scientifica prestigiosissima, che fa vedere questa specie di gara, quella, la macchinina che vedete avanti con la scritta B117, quella è la variante inglese, mentre dietro la B12 e la B1 sono due varianti del ceppo originale, e fa vedere come in questa gara la B117 ha vinto, nel senso che o comunque in questo momento è prima in classifica. Allora, noi in questo momento dobbiamo sperare che rimanga la B117, perché ormai i danni che doveva fare li ha fatti, quindi speriamo che rimanga in testa, perché se no vuol dire che arriva qualcosa di ancora più infettivo, e quindi diciamo che saremo più contenti di stare. E in testa, così, in quella diapositiva c'è un rosso Ferrari, speriamo anche che sia, speriamo di sia buon, di buon auspicio. Grazie al professor Liborio Stupia. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, direttore di genetica molecolare, diagnosi Covid-19, Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, è ordinario di proprio genetica molecolare all'università. Grazie professore, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Gigliola Edmondo in redazione, ciao Gigliola. Ciao Paolo, io ringrazio in regia Francesco Specchiulli, Andrea Di Fabio in supervisione del programma e coordinamento tecnico, e tutti coloro che ci seguono ogni settimana all'appuntamento con Pronto Medicina Facile e per giovedì prossimo. Giovedì prossimo dalle 21 in diretta parleremo dell'impatto causato dalle restrizioni di questi mesi sui bambini e sugli adolescenti. Sarà con noi in studio la dottoressa Margherita Iezzi, psicoterapeuta psicoanalitica, docente a contratto dell'Università Gabriele D'Annunzio. Invece con Medicina Facile ci vediamo come sempre domenica alle ore 12.30, scusate, in replica alle ore 20, e parleremo di chirurgia laparoscopica nel colon retto, in quali casi può essere applicata, in quali casi possono essere applicate queste metodiche mini-invasive. Tre specialisti della Casa di Cura Pierangeli con me in studio, il professor Pierluigi Di Sebastiani, i dottori Fabio Francesco Di Mola e Tommaso Grottola. In chiusura vi ricordo come sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Vi ringrazio per essere stati con noi anche stasera. Vi ricordo che anche questa puntata di Pronto Medicina Facile, insieme a centinaia di altre puntate sia di Medicina Facile che di Pronto Medicina Facile, le trovate questa e tante altre su YouTube, Rete 8 Salute. Grazie, buonanotte.